Le cose con l'aiuto di Gianni Anelli. Splendida la coreografia dell'Olimpico, 82.000 spettatori e grandi assenze da una parte e dall'altra. C'è Totti, c'è Simeone, Zago, Montella, Emerson, Assunção mancano nella Roma, senza Couto, Salas, Inzaghi e Verón addirittura in tribuna la Lazio. Si comincia con una iniziativa di Del Vecchio, il cui spunto viene fermato in calcio d'angolo. Subito grande agonismo. Ammonito dopo appena 7 minuti Pancaro per il suo fallo su Totti. Poco più tardi lo stesso Totti viene ammonito per il fallo su Nedved. La partita è molto contratta, stenta a decollare. Ottimo qui l'aggancio da parte di Crespo che poi dà il centro per la conclusione che risulta alta da parte di Nedved. La parte opposta Battistuta, sorvegliato speciale, riesce a girare per Del Vecchio, qui traversone, sta per trovare Tommasi che però viene anticipato da Favalli. Calcio di punizione a favore della Roma, battuto da Battistuta, la parabola è insidiosa, fuori di poco, ma Peruzzi ha dato l'impressione di esserci. È un derby molto sentito, le indicazioni da parte di Fabio Capello a Del Vecchio con un Totti che ha occupato una posizione prevalentemente arretrata. Ancora la Roma con questa conclusione di Tommasi sul finire del primo tempo che si conclude sullo 0-0 con poche emozioni. Si va alla ripresa. Ancora Del Vecchio, parte il suo traversone, la deviazione da parte di Battistuta e la Roma che va in vantaggio. Dopo appena 2 minuti dalla ripresa, Batigol mette la Roma in posizione di vantaggio. Rivediamo il perfetto cross da parte di Del Vecchio, la deviazione maligna da parte di Battistuta e Roma in vantaggio. Roma che insiste, ancora viene in avanti, c'è il lancio di Zanetti per Del Vecchio che si distende e di prima batte ancora Peruzzi. 2-0 all'ottavo del secondo tempo, il perfetto lancio da parte di Zanetti e il gran gol di Del Vecchio. Entra anche Claudio Lopez dopo che era entrato Stankovic nella Lazio. Nervosismo per i tifosi laziali, Lazio che ovviamente si butta in avanti e Roma che tenta di sfruttare il contropiede. Qui su Cafu è costretto all'uscita avventurosa Peruzzi. In campo anche Castroman al posto di Poborski. Zoffa ormai esaurita le sue sostituzioni sulla punizione da parte di Mikhailovic, palla che finisce fuori, incita i suoi. Zoff, ancora il pallone per Claudio Lopez. Intanto qui c'è un'azione da parte della Lazio, punizione ancora per la Lazio, Mikhailovic, la respinta, la palla per Nedved, il gran sinistro e la Lazio torna in corsa. Siamo al 32esimo del secondo tempo, gol di Nedved, vedete il suo sinistro fiondato, imprendibile per Antonioli. La Roma tenta di spostare ora in avanti il raggio della propria azione per evitare di essere imbottigliata. Grande fuga da parte di Cafu, la combinazione con Totti, il taglio dentro per lo stesso Cafu, il suo traversone che comunque si spegne dalla parte opposta. Ancora con lo splendido Tommasi, la Roma largo per Cafu. Siamo nelle battute conclusive della partita. Tommasi, il suo sinistro che risulta alto, con la forza della disperazione comunque ancora in avanti la Lazio. Claudio Lopez parte il suo traversone, palla al centro, svirgola il difensore della Roma Samuel, ma Antonioli è attento. Ultimi minuti, minuti di recupero sul calcio d'angolo, Castroman trova la battuta vincente. Siamo praticamente al 95esimo e Castroman fissa il risultato sul 2-2. Rivediamo il suo destro che non lascia scampo ad Antonioli.
Del Vecchio, seguito da Pancaro, prova a mettere dentro per Battistuta! 1-0! Che gol, ragazzi! Battistuta, Roma in vantaggio, 2 minuti 25 secondi, l'Olimpico è una polveriera, straordinario, piatto destro di Gabriel Battistuta, Roma in vantaggio, la fuga di Del Vecchio, la zampata di Gabriel Battistuta, 1-0. Avanti Zanetti, Del Vecchio, Del Vecchio, 2-0, Marco Del Vecchio ha bruciato Peruzzi nello stesso angolino nel quale Peruzzi era stato fulminato da Battistuta. Un'occhiata in area, due uomini in barriera, batte in area, stavolta allontanato Zerbinà, il tiro di Nedved, Pavel Nedved, che gol ragazzi, 2-1, Orazio riapre la partita con l'uomo che non si arrende mai, Pavel Nedved, un gol spettacolare. La battuta di Mihajlovic, palla allontanata, tiro di Castro!